Abbiamo dei fiori fantastici, sublimi. Stamattina, qui in piena campagna, a parlare di... E cari amici, siamo in campagna, però siamo in città a Varese perché naturalmente io abito qua. E questo è un video però sull'informatica. Io ho avuto diversi professori di informatica in vita mia. Il primo professore tra l'altro faceva arti marziali e poi tutta la settimana poi insegnava informatica a noi. Poi il secondo professore, tra i vari professori poi che abbiamo avuto, dico quelli più importanti, il secondo professore ci ha fatto diversi insegnamenti, diversi corsi, e lui talmente tanto bravo, addirittura è andato a lavorare per le banche elvetiche, per i sistemi di sicurezza per le banche elvetiche. Ma di più, quindi ok, la base va raccontata, perché il ringraziamento, ringrazio i miei professori di informatica per quanto mi hanno insegnato, e questo va detto perché è giusto. Però in più, il futuro dell'informatica, allora non avremo più un giorno, ma presto, non avremo più i computer di metallo come ce li abbiamo adesso, ma avremo anche dei computer vegetali, a base vegetale, dei computer proprio vegetali. So che sembra assurdo, però è così. Il futuro dell'informatica è anche su una base vegetale, dei computer anche vegetali. Qui siamo a Varese praticamente, come vi raccontai, fu fatta praticamente accorpando diversi paesi tutti insieme per creare un minimo di popolazione, per fare un capoluogo di provincia, perché eravamo sotto Como, altra zona, troppo lontana, semplicemente troppo lontana, cosa saranno, 30 km così, già da qua. Allora praticamente però Varese è rimasto come tanti paesini messi insieme. Di là comunque c'è la Rasa di Varese, e appunto se guardate la Rasa di Varese è un paese a sé, eppure invece territorio di Varese, siamo a Varese. Allora continuiamo, quindi comunque l'informatica anche ambiente, e ci saranno anche computer non più a base di metallo, come posso dire, circuiti elettronici, ma circuiti vivi a base proprio di piante. E importantissimo, l'informatica. 4 bag che è importantissimo sapere. Il primo, riferimento alle applicazioni che si mettono sul nostro computer. Se abbiamo la possibilità di una password, la password, tante volte si è detto, chi fa informatica lo sa, è come entrare e uscire da una porta, è come avere le chiavi. Questo, chi fa informatica, è una chiave, chi fa informatica lo sa, ed è importantissimo sapere questa cosa. Ci sono le applicazioni senza password, apri, chiudi, ma dovete sapere, in remoto qualcuno si potrebbe collegare. Perché? Perché non c'è una porta, non c'è la password. È importantissimo avere le password, invece applicazioni senza password. Cosa? Primo bug. Primo buco nella rete. La mancanza di password, ma non per colpa nostra, delle applicazioni che non hanno password. Pretendere delle applicazioni che abbiano la password, se no, altrimenti
dicono sempre sicuro, anche addirittura dei social network senza password, sicuro, perché sono collegati al vostro telefono. Però io chiudo e non chiudo se le uso queste applicazioni. No, meglio di no. Chiudo e non chiudo, le chiudo e basta, no? Ma non c'è una porta, è come avere una casa, la home, no? La home, è come avere una casa, però senza una, con le porte sempre aperte. Lo so che dovrebbe essere chiuso, sicuro, ma chi lo dice? Gli stessi dell'applicazione lo dicono, è sicura. Allora senza porte, quindi in remoto qualcuno potrebbe entrare. E mettiamo, se anche l'applicazione è sicura, ma sapete, parliamo di malware perché parliamo di informatica. Allora, i malware sono codici malevoli, poi sappiamo benissimo a cosa ci stiamo riferendo. Però poi, essendo che ci sono altre situazioni, no? Sapete bene, che non sono argomenti di cui tratto io, perché ognuno ha i suoi argomenti, e io però ho informatica, ho scritto articoli, tutto. Allora, chiaramente poi diremo malware, ok? Diremo malware, il codice malevolo che si usa, è un nome che si usa in informatica. Allora, praticamente, io comunque per queste conoscenze, veramente avremo dei computer a base vegetale, dei computer vivi vegetali, un giorno, assolutamente, e in base a queste conoscenze posso dirvi queste cose. Questi contatti con computer, usare computer che non esistono, invece con i contatti si possono usare già oggi dei computer vegetali che non sono assolutamente di qui, e voi sapete benissimo per i contatti che ho. Però veniamo a noi, quindi io devo avere una password, se no cosa succede? Facciamo finta che ci siano dei blocchi da qualche parte, anche non miei, è un programma che blocca delle cose, perché sulla rete internet ci sono delle cose che si vogliono bloccare, le bloccano, e quello è un programma, usano un programma, bloccano quelle cose che non... A un bel momento, senza star qui a pensare che le bloccano, a un bel momento, però quello lo fanno legalmente, no? Legalmente le bloccano. Cosa succede? Che a un bel momento, un brutto momento, però delle applicazioni senza una porta, senza una password, quel blocco non dovrebbe uscire, però invece può entrare dove la porta non c'è, entra dove la porta non c'è e esce poi, quindi quel blocco non si mantiene più a quel tale sito, a quella tale cosa, quella tale funzione. Allora da programma di blocco diventa malware, programma malevolo che tramite un'applicazione che noi chiudiamo però senza password, non ha la porta, e passa e blocca, e può bloccare qualsiasi cosa, utilizza un stessi codici di programma, è programmata alla stessa maniera dell'altra che è stata bloccata. Quindi noi potremmo, tramite delle applicazioni che non si chiudono, venire bloccati in altre, illecitamente in questo caso. Vedete? Quindi è importantissimo avere applicazioni con password. Tanto meglio avere internet utilizzando i browser. Perché? Perché il sito dice siamo sicuri, tutti dicono oh, qua è sicuro, tutto sicuro. Quando mai? Poi nessuno ammette, no? Che c'è qualche bug, c'è qualche buco nella rete. Però almeno tramite il browser, usiamo un browser, adesso non diciamo i nomi, sono tanti i browser, comunque chi capisce fa informatico, tramite un browser entro in quel sito. Sapete cosa succede? Che ci sono due sicurezze.
una del browser, una del sito. Se qualcosa va fuori storto, che entra qualcuno, se ne accorge, sia già il browser può bloccare, già il sito può bloccare, ci sono due blocchi ad azioni malevole che entrano. E poi naturalmente c'è l'antivirus, dovete sapere, fa quello che può, perché comunque ci sono delle entrate che voi state vedendo, state facendo qualcosa, la rete va, l'antivirus deve capacitarsi a capire se è una cosa che deve far passare o no, e non è così semplice. Però cosa succede? Quando uscite da un sito, qualunque esso sia, cosa può capitare? Che il codice malevolo, comunque passi, ne abbiamo discorso, il codice malevolo, il malware, blocca dove voi schiacciate per uscire. Poi, in quel momento che schiacciate, toglie la rete e voi siete convinti di essere usciti. La rete è stata staccata per un attimo, la rete internet, non siete collegati per un attimo, perché tutto è un codice malware che vi mandano. Quindi siete sicuri di essere usciti, non siete usciti, e anche si ricarica la pagina come se foste usciti, perché un attimo prima che salta la rete si è caricata la pagina che siete usciti. Poi a volte queste cose sopra che troviamo dove c'è accedi o che accesso, accedi, così entra, queste cose qua, però dove troviamo a volte si forma in maniera automatica già sul nostro computer, quindi a volte dovremmo rinnovare la pagina o vedere se dal sito siamo veramente usciti. Rinnovare la pagina, vedere, cerchietto, no? Schiacciare per vedere se veramente siamo usciti. A volte ci bloccano, bloccando anche la connessione in quell'istante. Quando? Quando andiamo a schiacciare. Si forma la pagina che siamo usciti, ma la connessione in quel momento è stata bloccata, sono entrati. E cosa fanno? A volte lo fanno anche per fare dark web, internet sotto, senza essere scoperti, utilizzando le linee nostre. Illecitamente loro entrano nelle linee nostre lecite e mandano dei blocchi, perché noi dobbiamo essere bloccati che facciamo internet illecitamente, perché sennò vengono rallentati loro che fanno internet illecitamente. E entrano, però tutti questi blocchi poi vanno a bloccare tutto. Ma sapete a volte perché i file non si vedono? Non si vedono come avvengono i blocchi. Allora è vero, ci sono delle cose che assolutamente non vanno bene per la società, non si fanno vedere, si bloccano perché ci sono delle cose gravi anche, ok. A me non mi riguardano, però purtroppo cadiamo in queste situazioni per colpa che la rete è tutta collegata. Allora, come vengono bloccati i file? I file, foto, scritti, eccetera, eccetera, nei programmi abitudinari, in alcuni programmi internet, cioè proprio i codici, come sono gestiti i codici, come vi devo dire, praticamente vanno a una certa, alcune volte ci accorgiamo, altre meno, vanno a comparsa in realtà. Quindi come agiscono questi blocchi? Quando entrano, per fare, anche per questo motivo, per fare la rete dark web loro, bloccando le reti illecite invece, le reti illecite bloccano le reti lecite per fare dark web sotto, mandano dei codici di blocco. Addirittura con l'avanzare della tecnologia bloccano proprio l'apertura di questi file. Vedete nello scorrimento delle pagine, il file cosa fa? Si apre. In realtà in un istante voi, si apre. Dove lavora in questo modo si risparmia proprio l'energia di tutta l'apertura dei file, ok? Perché si apriranno solo quelli che ci interessano. Magari una pagina lunga, però vedete, sono a comparsa, si aprono quelli solo che ci interessano. Così lavorano meno i server, ma è anche giusto così da un lato. Da un lato, certo, si possono bloccare lecitamente le cose che non sono terribili, senza venire a fondo su ciò che è, su ciò che non è, però l'argomento questo è informatica,
vanno a comparsa. Quei blocchi vanno tramite il remoto di queste applicazioni senza la porta, ma possono essere dei malware che sono entrati da altri programmi. Quindi certo, il programma ti dice sicuro, è sicuro lui su di lui, però fa transitare, trasporta questi malware che da programma che bloccano lecitamente su un sito entrano nell'altro sito lavora con codici diversi, quindi l'altro sito non viene toccato perché lavora con codici diversi, però trasporta i malware che entrano poi e agiscono poi sul terzo sito. Quello che andremo poi a usare, ma tutti noi, le nostre faccende lecitissime, niente di che, lecitissime. E così, cosa succede? Quando sparisce tutto, com'è possibile che è sparito tutto? Perché non funziona l'apertura, lo scorrimento, e in alcuni casi non si vede neanche più il file. Comparirà finché si entra nel sito, finché il sito si riattiverà e non funzioneranno più questi blocchi, finalmente non funzionano più e si riapre il file. Avete capito perché a volte i file spariscono? A volte lo fanno anche quando tutti si collegano, per esempio su dei social, anche più sicuri perché magari lavorano insieme al browser, così c'è una doppia sicurezza, però non si vede la carrellata su dei social network di tutte le cose. Come mai è sparito un file? Perché hanno messo praticamente degli altri file che hanno pubblicato per collegarsi tutti, 23 amici, 30 amici, no, per fare una rete sotto, però essendo che loro creano un collegamento attivo, il vostro file sparisce. Fanno anche queste cose. Per fare la rete dark web poi rovina la rete lecita. E questo è uno. Però ci sono tante situazioni. Per esempio, allora uno dice, non funziona un programma, qualunque esso sia, che sia un programma, un'applicazione, un browser, così, lo disinstallo perché capisco. Ma sapete una cosa che mi succede? Che quando dicono, sono entrati nel sito, sentite questa, uno è portato a cambiare sempre la password. Non è detto, naturalmente deve essere una vostra responsabilità, per carità, ognuno deve essere responsabile per sé. Però vi dico questo, capita anche che siano entrati appunto in una maniera solo per entrare, per utilizzare per il dark web, per collegamento, per collegarsi. Quindi hanno accompagnato l'entrata e non hanno fatto chiudere per utilizzare il collegamento per i loro collegamenti. Così sono tanti collegamenti e non riescono a rintracciare i due che si collegano, quello è dark web. E cosa succede? Che è un bel momento, allora pensiamo che siano veramente entrati sul nostro sito, qualunque esso sia, sul nostro account. E allora cosa pensiamo? Nella logica cosa facciamo? Abbiamo la prontezza, abbiamo il pensiero di cambiare password. Allora, naturalmente non è le vostre responsabilità, però sappiate questo. Cambiare password a volte non è detto. Perché se sono venuti accompagnando, non è che sapevano la password. Quindi sono entrati senza conoscere la password. Semplicemente hanno fatto in modo che la porta, quando siete usciti, non siete riusciti a chiuderla bene, sono entrati da una porta aperta. Avete capito adesso? Allora, sono entrati dalla porta aperta, in realtà non sono entrati conoscendo nessuna password. Allora voi siete pronti a cambiare password. Quando cambiate password, quei codici di blocco, sapete cosa possono andare a fare? Vi spiego perché. Possono creare dei problemi alla tastiera.
alla vostra tastiera, qualunque essa sia, quella o sullo schermo o anche la tastiera, quella del computer, creano problemi a digitare la tastiera, i tasti. Cosa significa? Che voi andate a cambiare la password, a un bel momento volete mettere una tale password, non si digiterà correttamente. Non si digita correttamente, come ve lo devo dire? Credete di aver digitato una certa cosa, ne è venuta fuori un'altra, perché alcuni tasti non funzionano correttamente al momento. C'è un po' di blocco, quel blocco vi farà creare una password che credete che sia quella, e poi invece non è quella. Perché? Perché alcuni tasti non avranno funzionato correttamente. Voi credevate di schiacciare un tasto, poi schiacciavate un altro, è venuto due volte l'altro, tre volte quello, una volta uno, e credevate 1-1-1. È vero. Perché è mezza bloccata la tastiera? Sempre tramite questi blocchi. Perché? Perché dicono, se no questo qui per una settimana intera ci rovina la nostra rete, oppure lo vogliono proprio bloccare. E così avete cambiato la password, dopo non riuscite a entrare. Ma non perché sono entrati che... perché non l'avete digitata correttamente. Io parlare tanto, beh, benissimo. Non l'avete digitata correttamente. Non sono un perito informatico. Conosco internet perché ho dei legami speciali con creature speciali. E quindi per questo conosco certe cose. Allora, che succede? Un bel momento, un brutto momento, insomma, speriamo sempre i momenti felici, però invece no, perché andate di nuovo nel vostro account, non riuscite a accedere, password sbagliata. Ma come? Ero sicuro di averla messa giusta. Ah, ma sono stato attento. Io meno male che ho l'esperienza. Uno allora entra di nuovo, password sbagliata, ma io no, l'avevo digitata giusta, l'avevo digitata corretta. Sì, sono sicuro che questa, sì, sono sicuro, sì, era questo, ma me la segna sbagliata. E stai lì e stai male, no? Io meno male ho l'esperienza per capire come hanno agito. Allora mi accorgo, sono entrati per la password o sono entrati perché la porta non era stata correttamente chiusa. E poi quando voglio cambiare password, la tastiera deve funzionare, dovete vedere che funzioni bene. Guarda caso, quando poi andrete a disinstallare il programma, all'improvviso funzionerà bene. Voi direte: non è vero, avete ragione. Non è vero! Quando disinstallate un programma non cambia niente, vi do ragione. Sapete perché non cambia niente? Perché un'applicazione, un programma, un browser che sia, quando lo disinstallate, voi credete di averlo disinstallato, e questo è un altro bug, perché credete di averlo disinstallato, non l'avete disinstallato, signori, perché andate a vedere... e ci sono ancora 15 file, 15 cartelle di quel programma lì. E, oh, ma l'ho disinstallato! Operazione riuscita! L'ho disinstallato! Ma no, signori, non l'avete disinstallato! E questo è un altro bug veramente pesante di internet, perché io disinstallo una cosa, non la disinstallo. Allora, per disinstallare correttamente, oltre a disinstallare e vedere che l'operazione è riuscita, dovete andare sulle cartelle, aprire tutto il computer, cercare su tutto il PC, su tutto il computer, quella tale cosa, avete disinstallato quella tale cosa, dovete andarla a cercare. Ma sapete che verranno 15 file fuori di quella tale cosa? E dopo lì dovete toglierli tutti. Allora sì che l'avete disinstallata. Poi dovete essere sicuri di averli tratti tutti, e poi, quindi cartelle, su tutto il PC cerca la tale cosa che ho disinstallato, e invece vengono fuori 15 file diversi. Solo i file di sistema
non li dovete togliere perché, per esempio, sui browser l'unica cosa che deve rimanere se un browser lo togliete è la base dei programmi di sistema sul quale andrà a installarsi il browser se ne avete bisogno. In realtà su tutto sul computer quindi avrete una decina di basi su 10 browser che potete disinstallare o installare. Quella è una base, ok, quello è un programma di sistema e quello non lo toglierete, ok. Ma tutto ciò che si può togliere va tolto se avete deciso di disinstallare completamente un programma. Allora, oh, adesso all'improvviso hai ragione. Ah, ho ragione io adesso, ma solo adesso che avete disinstallato completamente il programma. Avete capito, cari amici? Quindi non solo disinstalla e operazione riuscita correttamente, no, non rimane. Ma questo addirittura così dicono, ah, ma hai visto, l'hai tolto, ma funziona lo stesso male. E certo, perché ci sono ancora dentro, ci siete ancora dentro. Ma vedete che cosa? Allora, quando per esempio uno toglie un browser, ve ne racconto una, che sarebbe un discorso lungo, ringrazio le piante, avremo dei computer vegetali un giorno, computer intelligenti vegetali. Allora, disinstallate un browser, poi un altro browser che utilizzate vi manda un aggiornamento o per il browser stesso che sia, o per un programma qualunque sia che utilizzate. All'improvviso mettiamo quel programma che utilizziamo perché c'è meno sicurezza magari sul programma che utilizziamo, il browser dice no, non è mio, lo blocca magari se vuole fare l'aggiornamento, se ne accorge di più, ma un programma, un browser magari non lo conosce bene, si è aggiornato, no? Fatto sta che quando arriva l'aggiornamento, sapete cosa succede? Se c'è ancora dei file dell'altro browser, ed è capitato, da lì mandano dei malware, dei codici malevoli. Allora, se sanno cosa stai aggiornando, per questo a volte ti chiedono che programmi hai, meglio a volte non far sapere tutto. Non far sapere tutto. Allora, c'è un browser che ti aggiorna un programma. Tutto lecito in questo caso. Dall'altro browser, illecitamente, mentre stai aggiornando quel programma, ti mandano, anche loro si agganciano a quell'aggiornamento e ti mandano, te lo fanno saltare, nel senso non te lo fanno aggiornare correttamente. Tu vedi, aggiornamento riuscito, benissimo, no. Un esempio eclatante, per esempio, un programma per fare video che poi dopo non leggeva l'altezza, la larghezza dei video, li elaborava senza dare nella struttura delle proprietà altezza e lunghezza, dopo non erano più lavorabili questi file, oppure più che altro assemblabili tra di loro, oppure programmi, non so, io da qui a qui voglio una musica per la sigla, in questo caso non c'è perché è già un video lungo, un video chiacchiericchio, così, un video di informatica, prendetelo così. Però, allora, mettiamo, io voglio la musica da qui a qui e mi metto, diciamo così, dico così, le lancette da 0 a 1 minuto, nel senso io voglio da 0 a 1 minuto con la musica di sottofondo. Cosa fanno dall'altro browser che sono stati disinstallati invece per dare far casino per il cavolo loro, creare gli stratagemmi, no? O dire, ma hai visto, con quel browser non è bello, non è a posto, torna da noi. Oppure, ci sono tanti motivi. Dicono, no, io voglio tutti da me, no, ma quello va di là. Allora mandano il codice, cosa succede? Si invertono le lancette e dopo fanno così. Smuovi, era successo, smuovi, la musica non c'è perché dove inizia finisce, perché si è invertito invece di questa è la lancetta dell'inizio, la lancetta della fine, quando si è aggiornato hanno invertito le lancette e non c'è più da poterle spostare inizio e fine. Mi capitò.
dovetti fare con un altro programma, mettere le sigle, la musica e il sottofondo con un altro programma. Signori miei, ma non è mica finita. E io vi do delle cose così, ma ce ne sarebbe di più. Benissimo, così un po' la campagnola, perché io vivo qui, semplicemente. Continuiamo con informatica. Cose molto interessanti. Allora, procedura di sicurezza. Ma quale sicurezza? Sicurezza per il sito dove avete l'account, in sicurezza totale per la mail che state utilizzando. Ci sono alcune società che certe cose le vendono, altre cose non le vendono, e le vendono nel dark web, nella rete sotto. E come fanno queste società? Voi vi fate un account, pensate un account qualunque, sto parlando di account leciti, così tranquillamente. Allora, fate l'account e un bel momento vi chiedono questi bei codici di sicurezza. Entri, mandi in questo caso la password, qualunque essa sia, mandi la password e ti dicono codice di sicurezza, va a vedere la mail per il codice di sicurezza. Lo sapete cosa succede? Lo sapete? Allora ve lo dico subito se non lo sapete. Dovete aprire la mail, dopo chiudete la mail, date il codice e entrate. Vi sembra normale? Vi sembra che ci sia assoluta sicurezza in quello che state facendo? Ma Gennaro Gelmini, allora, questi computer bellissimi che avremo a base vegetale saranno intelligenti. Quindi loro ci dicono, ci danno le informazioni. Ci dicono, Gennaro, guarda che le cose stanno andando in un certo modo. E tu lo sai. E poi puoi fare dei bei video di informatica con queste bellissime creature che ci amano in modo infinito, piante, animali. Noi avremo dei computer, qualche moto che passa giù in valle, avremo dei computer a base vegetale. Allora, veniamo al dunque. Vedete la farfalla, nota chi sei. Io ho visto le bellissime farfalle come queste, ci sono farfalle di tutti i colori, tutte sono belle, la natura è tutta bella. Allora, veniamo al dunque importantissimo. Allora, voi avete questo, siete entrati ma non vanno fatti entrare, vogliono il codice di sicurezza dalla mail. Ma sapete cosa succede? Facciamo che io per sicurezza mia personale, allora vado a chiudere il sito, apro la mail, vedo il codice di sicurezza, chiudo la mail e riapro il sito. Questo per una mia sicurezza, per le chiavi, perché aprire e chiudere, c'è la porta, dovrebbe essere, a meno che non la scardinano, dovrebbe essere, oppure appunto fanno in modo che non si chiuda, dovrebbe essere sicura. No, cosa succede? Per essere attivo il codice, se fai così, che chiudi il sito, apri la mail, richiudi la mail e apri il sito con quel codice non è più valido, quel codice non è più attivo. Ti mandiamo un altro codice attivo. E bravo, lo devi fare con la mail aperta, per la sicurezza sul sito. Io dico, il sito è sicuro, ma la mail non è più sicura. Perché poi dopo, col sito aperto, vai a chiudere la mail. Però se è un sito che lavora tanto, cosa succede? Che poi da lì possono venire dei malware che chiudono che bloccano la chiusura della mail. Voi pensate di averla chiusa, non è detto che lo sia. Perché poi in automatico viene chiusa, poi bloccano la connessione in quel momento, vi ho spiegato un po'. Bloccano la connessione in quel momento, proprio mentre state chiudendo, quando cliccate su chiudi, poi si crea quindi la pagina che è chiuso, però
dove è chiuso può essersi creata la pagina in automatico perché il modulo è in automatico e quindi, cioè, ce l'avete già sul computer in automatico che siete usciti. Cioè, è già come una carta prestampata, quella pagina lì è già formata quando siete usciti. Allora si è formata quella pagina perché nella memoria del computer quando cliccate si forma poi quella pagina di dati. E siete usciti, no? Perché in realtà sulla memoria del computer è uscito così, ma in quel momento la connessione non ha funzionato e non siete usciti. E tramite dei blocchi hanno tenuto aperta, dei malware hanno tenuto aperta la porta, sono entrati in questi casi. Ma addirittura col codice attivo, avere la mail aperta, loro sono entrati. Quando siete usciti, appunto, in realtà possono aver creato dei malware e tenuta aperta. È aperta e la utilizzano mentre siete sul sito. Stanno bene attenti che siete sul sito, perché utilizzano la vostra mail per fare dark web e vendere ciò che non possono vendere, non possiamo venderlo. No, lo vendono tramite queste connessioni, queste mail aperte. Quindi questi codici attivi, tanto sicuri sul sito, ma dovendo aprire delle mail assieme al sito, dal sito poi possono entrare dei malware nella mail, bloccano, la tengono aperto e lo utilizzano. O addirittura nei casi più gravi potrebbero andare a bloccare altri siti sulla stessa mail con cui siete collegati. I più di noi in realtà hanno più mail per evitare tutti questi macelli. E pensate, quindi poi da quella mail vi bloccano un sito perché dicono: caspita, questo è il nostro concorrente, dai, facciamo qualche casino. Bloccano di là, fanno qualche macello. Però nei casi meno gravi comunque utilizzano la mail illecitamente per i cavoli loro, oppure anche dei siti illecitamente per i cavoli loro. Dopo vi troverete dei blocchi, magari loro l'hanno usati, quei blocchi, quei malware, no? L'hanno usati per entrare e rimanere dentro, che non si disconnette il sito, non uscite, rimangono dentro per collegarsi. Però intanto quei codici di blocco malware vanno a scardinarvi tutto il sito, bloccano queste aperture. Allora dice: file è sparito, oppure lo vedo solo io, non lo vede nessuno, è bloccato, non riesco, è colpa del sito. No, non è colpa del sito, è colpa che sono entrati con questi codici di blocco e vi hanno bloccato l'apertura. Ok, la comparsa, quando fate la carrellata vedete che file compaiono, vi hanno bloccato con la comparsa lì. O lo vedete solo voi, non lo vedete neanche voi, dite: mi hanno censurato. No, non mi hanno. La cosa terribile è che a volte non c'entra il sito stesso, c'entra qualcun altro. Allora avere sempre anche delle applicazioni con password, poi magari navigare tramite browser, così avete doppia sicurezza, no? Il sito e il browser, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera, perché è un argomento talmente vasto. E anche questo, quindi. E si continua finché finalmente avremo dei computer a base vegetale, dei computer vivi, così internet lo faremo finalmente in una maniera che ci sia un computer che può veramente aiutarci, non come allora. Per adesso ci sono per esempio dei programmi che vi parlano con voi, vi aiutano, ma in effetti quelli sono dei programmi programmati per fare ciò, lo sanno anche fare bene, ok, però rimangono dei computer, rimangono dei robot. Mentre invece a base vegetale voi avrete un computer vivo, un computer che ragiona per conto suo, non più un computer che è programmato per gestire in quella maniera la cosa,
ma un computer che ragiona con una sua mente, con un suo cervello. Un suo cervello perché i vegetali sono fatti, vedete, non hanno un cervello in un punto come il nostro, ma sono un cervello in tutto il vegetale e da lì riescono a gestire bene. Quindi avremo dei computer fantastici. Qualcuno dirà: ah, ma il carattere che sembra di mia suocera, non se lo rifila nessuno questo computer, ma hanno dato il computer che ha. Altra cosa, anche importante, la linea telefonica. La linea telefonica praticamente telefonano, poi vi contattano, che rispondiate o no, creano quel collegamento, non fanno chiudere bene la linea telefonica e poi dopo il telefono non funziona bene e lo usano loro, la rete. In quel momento dovreste staccare e riattaccare la spina, ma non solo. Se vedete che il telefono non funziona, non fa tutù, non dà voce, dovete schiacciare per un certo tempo lo stesso pulsante, così, finché rifunziona dopo. Si sono rubati la rete, ma cosa può capitare anche? Allora, vi chiamano, alcuni hanno detto: è normale. No, non è normale, dovete fare in modo che ciò non sia per niente normale, che non si faccia questo. Che cosa accade? Che, esempio classico, entrano, chiamano: buongiorno, siamo qua, siamo là. No, non ci interessa. Però peggio che peggio, che succede? Qua animali del bosco, speriamo che. Qua, allora, zona di cinghiali, lepri, così. Io vedo una cosa sotto, ma non so cosa sia, speriamo che tutto a posto. Il tronco è martoriato, nel senso sono venuti di tutto, scassato lì, ho messo la videocamera sopra, lì qua per carità, tane di serpenti, serpenti proprio, però sono serpenti che non sono velenosi in questo punto del bosco, le vipere se non in altri punti, ma è così, è la vita campagnola. Qua è zona cinghiali, lepri, serpentelli e serpentoni. Allora, i serpenti più piccoli sono le vipere, però lunghe, comunque più piccole, più strette, e sono velenosi. Però si fanno un po' gli affari loro, basta che non andate a disturbare. Altri però invece grossi, non sono velenosi, però sono. A vederli ci rimanete un po'. Allora, torniamo a noi, questi bei posticini di così. Beh, ogni posto c'ha le sue, no? I cinghiali, eccetera, eccetera. Allora, quindi telefonano e lasciano aperte le linee, nel senso io metto giù il telefono. Quando una linea si chiude, signori miei, si dovrebbe chiudere. Invece, tramite dei malware, fanno in modo che la linea telefonica, in questo caso, rimanga aperta. Cosa succede? Che loro poi creano delle linee per contattare le persone di nascosto. Allora, per esempio, una compagnia telefonica l'ho avuta per un po', per qualche anno, poi tempo addietro l'ho cambiata perché era quella migliore, peggiore, migliore per questi collegamenti. Sono andato e ho detto: ma guardate, quando io metto a posto il telefono, io telefono a mia mamma, poi lei mette a posto il telefono, il collegamento a me è ancora attivo. Se mia mamma chiama, io sento che sta chiamando. No, non va bene così. Dicono: no, è normale, non è normale niente. Il primo che mette giù il telefono, il collegamento dovrebbe finire assolutamente, perché sennò cosa succede? Che create delle linee dark web sotto.
Ma allora lo fate apposta, avete, guarda caso, eh? Allora, pochi introiti con una cosa, tanti introiti con un'altra cosa. Sempre tramite dei malware tengono aperte le linee. Allora chiudete la linea e rimane aperta per dei malware. Cosa succede? Che fanno la linea sotto utilizzando la vostra linea e altre linee. Di solito mettiamo, sono diversi collegamenti, possono essere più di 20 collegamenti e quindi più di 20 linee telefoniche o anche internet che vanno allo sfacelo o funzionano meno. E loro tengono aperta la linea per i loro contatti, così la linea non vi funziona bene a voi. E siccome usano anche dei malware per bloccare le linee e tenerle aperte, dopo la linea può perdere e non può funzionare bene e uno può addirittura avere dei blocchi, non riesco a caricare una cosa, dei disfunzionamenti, non mi funziona una cosa. Allora chi è lecito a collegarsi non gli funziona una cosa, chi si collega illecitamente fa quello che vuole. Non è vero che il dark web non dà fastidio, dà anche fastidio a chi ha la linea normale. Allora, è questo altro punto. Quando si chiama, le linee si chiama chiuso, addirittura chiamano, non rispondi neanche, loro tramite del malware, poi dopo un po', considerate a volte un po' di minuti, non è detto che lo fanno subito, non rispondete, dopo un po' di minuti si prendono la linea e ve la utilizzano, perché hanno bisogno di più di 20 linee per creare tante linee, così se li vanno a cercare non li trovano. Intanto rovinano le linee di chi ce l'ha. Intanto tramite questi malware poi dopo creano dei disfunzionamenti che possono essere anche gravi. Comunque il problema è che alcuni programmi vanno a comparsa. Va benissimo quando c'è veramente qualcosa di illecito che uno pubblica e uno dice adesso la dobbiamo oscurare, blocchiamola subito in quel modo lì. E ci sono dei motivi assolutamente, e non voglio entrare nella questione, però, mentre invece altre volte dei file lecitissimi, che andrebbero bene per tutti, vengono bloccati in questa maniera tremenda. Ma d'altronde, ma vi ricordate che c'erano quelle carte da gioco con tutte le cose su, e c'era anche una carta da gioco che prevedeva queste situazioni di internet? Nei casi più semplici, sul telefono fisso, agire sul pulsante della cornetta, aprendo e chiudendo il collegamento più volte, già la linea si potrebbe liberare. Nei casi più complessi, per esempio sul telefonino cellulare, aprire il telefonino, togliere la batteria, togliere la SIM, togliere anche quei numeri di telefono e quei messaggi che non si può mai sapere, potrebbero creare un collegamento, riassemblare il tutto dopo che naturalmente la memoria non c'è più, quindi ha perso la data e ha perso l'ora. Mettere di nuovo data e ora, e questo nei casi più complicati. In alternativa, sul telefono fisso alzare la cornetta e se non suona attendere con la linea aperta senza fare i numeri. Sulla linea che si sono presi dall'altra parte suonerà il telefono tu 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 finché si stancheranno e metteranno la linea a posto. A quel momento la linea funzionerà di nuovo, tu, da noi. Naturalmente un sito, un social network che funziona con dei codici, anche al suo interno può sviluppare dei malware o praticamente da link che hanno malware, quindi esterno, dall'esterno all'interno, o se no dal suo stesso interno
insufflano, mettono, come si può dire, dei malware. Però i codici funzionano con dei codici diversi, è come se neanche percepisse questi malware, però ecco che entrano. Codici diversi. E poi da lì, però lì non funzionano i malware per fortuna, ma poi funzionano negli altri account che andiamo ad aprire, che funzionano con quei codici che vengono colpiti da quei malware. Quindi un sito dice sicuro, sicuro lui, social network sicuro, sicuro lui, ma fuori, al di fuori, quando apro un altro account, quei malware di quel sito che non entrano, fanno, li caricano all'interno qualcuno, qualche utente, e poi possono scaricarsi sugli altri account, che però vengono danneggiati. Poi l'interazione tra telefono e internet. Allora, per esempio, un malware può partire da internet, può collegarsi con la rete telefonica, fare anche da tramite la rete telefonica, poi ritornare su internet, quindi da una rete all'altra. Mi raccomando, se siete degli informatici, dei periti informatici, questo è un messaggio. Se avete la possibilità di sistemare questi bug e altri bug, perché io devo entrare in siti senza password, in applicazioni senza password? Le chiudo, come? Perché tutto il resto? Sono tante, tante cose che non vanno come dovrebbero. Perché devo avere un codice di sicurezza sulla mail e tenerla aperta mentre ho aperto l'altro account? È sicuro per l'account, ma non è sicuro per la mail. Poi questi codici malware che chiudono, uno clicca per chiudere, bloccano, non si riesce a uscire, va via un attimo la connessione, però in quel momento segna come se si è usciti. Lì lo fanno mentre schiacci. Allora sarebbe da rinnovare tutta la pagina. Lì c'è scritto accedi, entra, che sito sia, no? A seconda del sito. Ma in realtà potremmo non essere usciti, perché in quel momento che stavamo chiudendo ci hanno fatto disconnettere, ci hanno fatto creato un blocco che poi quindi va a tenere aperto e poi entrano dentro. Tante situazioni. I telefoni che si collegano, ma la linea telefonica, quando chiudo il telefono, dovrebbe essere chiuso il telefono, invece ci sono dei malware che tengono chiuse aperte le linee. Allora si telefona, però, e poi si prende la linea. Mettono giù a posto, sì, buongiorno, oppure non rispondono neanche. Poi dopo un po' di minuti prendono la linea. Perché quando io telefono poi rispondono, mettono giù, a volte non è messo giù a me, oppure a seconda, all'altro in realtà continua la linea. Allora poi da lì possono creare le varie linee, perché tu l'hai messa giù, ma l'altro non l'ha messa giù, e può creare un intreccio di linee. Allora io quando telefono, finita la telefonata, chiunque sia dei due che mette a posto il telefono, deve essere messo a posto, cioè deve finire la comunicazione, intesi. Purtroppo dei malware creano queste, tengono aperto per poi entrare. Poi cloud, che dicevano che erano sicuri, ma sicuro. Dovete sapere, ma sapete quali sono i più bravi programmatori? Questo è un mistero di internet che nessuno vi dice, ma tutti lo sanno. I più bravi programmatori sono quelli che prima facevano gli hacker.
un esempio, e loro non ve lo dicono, ed è così. Quelli che fanno questi malware così, creano delle combinazioni nuove. Poi naturalmente vengono presi, non crediate, perché poi fortunatamente per noi piccoli vengono presi questi, e poi però si trasformano in programmatori e diventano i migliori programmatori in assoluto. Poi a seconda dei casi, non è mai detto, no, per carità. Però succede anche questo. Ma io dico, ma trovate una via buona tutti quanti. Io non ho, per esempio, mai preteso nulla. Ho sempre trovato tutto. Non ho preteso nulla, ho trovato tutto. E questo può essere la concezione di vita. Fare per gli altri, però bene. Fare per gli altri, ok. Poi le concezioni dipende com'è la vita. La vita è che si vive, la vita che si vive. Ah, semplicemente, per vivere la vita sarebbe molto semplice, senza affanni. Allora, quando la vita si vive senza affanni, come fare a vivere senza affanni? Guardate. Bene, bene, cari amici, questo è il bosco, vedete? E questo è assolutamente il luogo in cui ci siamo messi. È una cosa incredibile aver trovato, se non cado di sotto, aver trovato un alberello che copre il tutto e aver trovato dei rami qua a mo' di sedia. E questo è il bosco. Un altro bug, un buco nella rete, ad esempio quando scaricate delle foto da un supporto a un altro supporto. In quel momento che si sta scaricando foto o video, il supporto si chiude. Lì si può creare un errore di scaricamento, un supporto scaricato come per metà. Allora quando andrete a postare da qualche parte, quell'errore potrebbe venire anche nell'impostazione e nella condivisione che state facendo. Allora come fare? Dal supporto, mentre lo scaricate su un altro supporto o sul computer, fate su quel supporto una scansione antivirus, proprio su quel supporto che salta. In quel momento che farete la scansione antivirus, non potrà saltare il supporto, non potrà chiudersi la finestra facendo un errore, a volte proprio apposta, da remoto entrano così a far saltare questi supporti mentre scaricate i file. Allora anche lì, per esempio, fare una scansione in quel momento non possono farvi saltare il supporto, altrimenti si vede da dove, da remoto, stanno cercando di farvi saltare il tutto. E per la realizzazione di questo video sono trascorsi 3 giorni. 3 giorni nel bosco sopra casa mia. Di là Rasa di Varese, Monte Chiusarella, Monte Martica, Varese, 9, 10, 11 agosto 2021. Da Gennaro Gelmini. E questa sia un'idea per come muoversi. Sicurezza su internet,
sicurezza sul web. Ci vorrebbe. Bisogna fare qualcosa. Ogni volta dobbiamo muoverci in questo senso. Bye bye.